1 Vortice Leo, 3, vento da Barco, 4 Urasia Tab, 5 Urius Caff, 6-1 Qualchiera. Seconda fila, 7 Uragetto, 8 Vancure Verongi, 9 Viper Pink, 10 Vara. Di galoppo in fase di lancio Urasia Tab. Stacco della macchina con Urius Caff. Che Va per la discesa alla corda avanti a Vortice Leo. Numero 4 Amarello cerca Jet di convergere uno era, Operazione negata dall'inserimento di Urrajet ai I 200 metri iniziali da parte di Urius Caff in 1 in 14 e 9. In vantaggio Certifico, Urius 4, nei Uraziatab confronti di Vortice Leo. Terza posizione per un Rajet, più indietro Viper Pink, retrocede. Quinto uno qualquiera in corda il gran ritmo imposto in avanti da Urius Caff. Non ammette interferenze. I 600 metri iniziali sono andati via in 43. Passaggio davanti alle tribune con Urius in netta evidenza nei confronti di Vortice Leo. Poi un il giro di corsa passato in 58,8. Urius Kaf che continua a mantenere tre lunghezze di margine nei confronti di Vorticeleo a 700 metri dal termine, quindi Urraget e Viper Pink il completamento del chilometro passato al leader in 1.13 e 7 Urius Kaf che prosegue per fatti propri a metà dell'addirittura opposta a 4 lunghezze e mezza di margine nei confronti di Vorticeleo, Urius Kaf isolato in avanti all'imbocco della piegata finale, Urraget che prova a saltare Vorticeleo. Quindi Viper Pink, Urius Kaf che è arrivato ai 1200 in 1,28 e mezzo in vantaggio, una trentina di metri all'ingresso della dritta. Arrivo Urius Kaf per fatti propri. Un è in seconda posizione per il momento. Viper Pink lo attacca quando si è a 50 metri alla conclusione. Urius Kaf che viene a rifinire il tutto in semplicità, vince nettamente davanti a Viper Pink. Al terzo termina un raget 1,58 e mezzo il totale 13 e 9, la media al chilometro per la terza vittoria in serata di Antonio Greppi. Stavolta con Urius Caffe, il tren di Afrin Schmidra, i colori signor Giuseppe Giannusa. Il ritorno al successo dopo qualche settimana. Per il figlio di Vareni, il numero 5 sul tabellone al primo posto, secondo il 9 di Viper Pink, al terzo 7 di Urrajet.